29 gennaio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8:31. Abbiamo Dio dalla nostra parte. Nel momento in cui Dio opera nella nostra vita, questo non passerà inosservato, ma ci sarà sempre qualcuno che sarà preso dall'invidia. Quando Natanaele, riferendosi a Gesù, osservò: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Giovanni 1:46. Natanaele lo fece e finì con il diventare un discepolo. L'apostolo Paolo veniva molto criticato dagli altri, eppure scrisse: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli aveva imparato ad affrontare ogni situazione in modo che tutto potesse cooperare per il suo bene. Il credente deve spostare la propria attenzione dagli altri e rivolgerla sempre e soltanto su Cristo Gesù. Per fede dobbiamo credere e realizzare che Dio è per noi. Di conseguenza saremo sereni anche nelle avversità e nelle varie vicissitudini che la vita ci riserva. Caro amico, non spaventarti a motivo delle difficoltà che devi affrontare, ma riponi la tua fiducia nel Signore Gesù. Egli, per certo, sarà con te e ti aiuterà in ogni cosa, anche quando la situazione che vivi da un punto di vista umano è senza soluzioni. Dio è fedele.